Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova recensione. Oggi ci occuperemo di uno strumento prodotto dalla Vir2 e distribuito dalla Big Fish Audio. E, lo strumento si chiama Q, ovvero Q, semplicemente come scritto. Il sito della Big Fish Audio e della Vir2 Instrument è www.vir2.com. Il prezzo dello strumento, già a priori ve lo posso dire, è di all'incirca 200-300 dollari circa. E potete visitare il sito per ascoltare dei bellissimi sample, per vedere la lista di strumenti e avere maggiori informazioni tecniche. Lo strumento, si chiama Q perché, come pronuncia C-U-E-Q-E, è il termine che in inglese indica la porzione di film per il quale il compositore di solito realizza la musica. I film non vengono sonorizzati nella loro interezza, ma a piccoli pezzi che vengono appunto chiamati cue, oppure scene, insomma. L'interfaccia è molto semplice, si basa su un'interfaccia Contact Player 4 e è contenuta nella confezione insieme al software stesso, quindi non occorre che l'abbiate precedentemente. L'utilizzo è talmente semplice che il manuale di istruzioni è davvero breve. Abbiamo una lista principale di directory e ogni directory contiene diversi suoni che poi andremo ad ascoltare e ad analizzare. Per ogni suono abbiamo caricato, ad esempio in questo caso, un suono della directory Middle Eastern Sound, Middle Eastern, eccolo qua. E si tratta di un suono di Duduk, che è un flauto medio orientale. Abbiamo due parametri principali che possiamo andare a modificare. Uno riguarda quello che è l'envelope, ovvero l'attacco, il decadimento, il sustain e il release, e l'altro è quello che riguarda gli effetti. Qui in alto, nella sezione effetti, abbiamo anche la possibilità di modificare il pitch bend, che è di default impostato a due semitoni, quindi l'escursione della levetta del pitch bend sarà di due semitoni. Possiamo modificarlo fino ad arrivare a 12 semitoni, oppure possiamo anche togliere il pitch bend. Abbiamo poi una sezione effetti dove possiamo andare a controllare il reverbero, la Sono uscire caratteristica dal della concept. Tall Studio, diversi tipi studi chiaramente, Chamber, abbiamo diversi tipi di stanze, addirittura Cavern, fino ad arrivare a Space e Living Room, Practice Room e tutta una serie di effetti. Abbiamo tantissime ambientazioni possibili. Andiamo ad ascoltare, ad esempio, questo suono di Duduk messo in un concert hall. Cambiare il reverbero. Esempio, possiamo mettere una caverna. Abbiamo delle frasi e a ogni frase corrisponde un diverso tasto. In altri casi, per altri suoni, abbiamo dei suoni polifonici che possiamo suonare su tutta l'estensione della tastiera. E per altri suoni ancora invece avremo dei loop veri e propri che poi vanno ad agganciare a quello che è il tempo metronometrico che impostiamo sul progetto. Come software host, come sempre, stiamo utilizzando Cubase, in questo caso Cubase 5. Tra gli altri effetti abbiamo le equalizzazioni, quindi high pass, low pass. Per attivare o disattivare un effetto chiaramente basta accendere o spegnere l'interruttore che c'è sopra ogni effetto. Abbiamo il send, che è diviso per ogni singolo effetto, il delay, il gain, il reverb, il chorus, il flanger e il phaser. Abbiamo il limiter, il phaser, il flanger, il chorus, un reverbero generico. Poi abbiamo il delay, che lo stesso possiamo impostare come preferiamo.
Ascoltare altri suoni di questa directory, si chiama Middle Eastern. Ovviamente il nome del programma Q definisce un po' a priori l'utilizzo, è uno strumento che è ottimo per tutte le persone che si occupano di colonne sonore, non solo dal punto di vista della compositore, quindi per i realizzatori della soundtrack, ma anche per chi si occupa di sound design. Ci sono moltissimi suoni che possiamo utilizzare per tutto quello che è che sono le atmosfere non necessariamente musicali delle scene che andiamo a sonorizzare. Andiamo ad ascoltare altri suoni presenti nella directory Middle Eastern. Ad esempio abbiamo Middle Eastern Female Vocal Phrases. E sono strumenti molto utili perché con veramente poco possiamo realizzare delle ottime tracce. Creare dei suoni delle brevi colonne sonore, diciamo, utilizzando semplicemente i suoni che sono all'interno di questo programma. Proviamo a inserire delle percussioni, ad esempio. Abbiamo poi, ad esempio, una directory che si chiama Drums and Percussion. Andiamo a prendere, ad esempio, uno strumento etnico che può andare bene con questo tipo di atmosfera che stiamo ricreando. Fatto appunto utilizzando sono strumenti di Vir 2, presi diciamo senza studiare moltissimo la scelta, presi quasi a caso, ma la sonorità generale è ottima. Analizzare ora altri strumenti. Questo è il loop che abbiamo creato in pochissimo tempo, diciamo, utilizzando solo ed esclusivamente strumenti presi dal VSTQ. Andiamo a aprire altri strumenti ora. Ambient, Shordal Pads. Alcuni abbiamo utilizzati anche precedentemente. Sono divisi in due.
due sezioni, diciamo, maggiori, una normale e una dove ci sono invece degli accordi ben definiti, quindi accordi in nona, settima maggiore, accordi minori e invece delle frasi musicali. Ascoltiamo alcune delle frasi, ad esempio. Un'altra directory, abbiamo cymbals, gong, rolls and effects. Un esempio dei ride, roll. Harp effect. Abbiamo il waterphone bowed, cioè suonato con l'archetto. Passiamo perché il volume è molto alto. Breath symbol lead. Prendo un'altra directory, prendiamo quella chiamata Drums and Percussion. Apriamo il Chinese Yugu. Apriamo il Indian Manjira. Scusa.
ascoltiamo un'ulteriore percussione, per esempio una Native American Buffalo Drums. Siamo un'altra directory che si chiama Granular Orchestra. Vediamo di cosa si tratta. Abbiamo delle la divisione strumenti con delle particolarità. Ascoltiamo, ad esempio, il violoncello, che è chiamato cello cacofony. Suono, si chiama cello quartet. Granular clarinet. Granular flute. L'altra directory è dedicata al suono delle chitarre. Ascoltiamo beat o crunch guitar. Bowed Electric Sitar è un sitar suonato con l'archetto, sono degli effetti particolari. Andiamo al tuo suono, Mirrored Acoustic Guitar. Chitarra acustica suonata al contrario, ma dal contrario. Chiamo guitar, ovviamente di chitarra clean, pulito. Chiaramente è una chitarra elettrica,
The Raw Garage Guitar, il nome dice tutto. Abbiamo un rotating slapback guitar. Siamo un'altra directory. Questo è Hong Kong Cinema Cujin Tuned. Flute chromatic. Veramente questo mi ha aggiunto un po' di delay, un po' di reverbero. Directory, Pawns and Winds. Abbiamo ad esempio un Persian Ney. Un Airy Flughorn. Flauti dei nativi americani. Andiamo avanti, abbiamo la directory Impacts and Low Drums. Questo si chiama Fireball. Thunder Bass Drums. Piano Impacts.
Big Metal Slam. Proseguiamo con un'altra directory. Loop and Construction Kit, l'abbiamo visto prima. Alcuni sono l'orchestra lit. Il rototom. Seguono chiaramente la velocità del brano che noi impostiamo. Tom. E sono chiaramente tutti, ogni singolo suono è un loop specifico. Big Tom questo è. Andando avanti, Metallic and Glass Melodies. Qui sono dei suoni da caverna, diciamo. Iron Rolling. Abbiamo il Pitched Glass Natural Tuning. Suono da nome esplicativo, si chiama Million Tone Drum. Andiamo a esplorare la directory Middle Eastern, che comunque abbiamo già visto prima. Vi segnalo questo suono particolare, che è un loop che si chiama Middle Eastern Big Loop. E che ovviamente è ancorato al tempo del progetto. Con la directory Morph Instruments, chiaramente sono dei morphing tra uno strumento e l'altro. Ne prendo un altro, The Persian Trapped Ney, una cosa a metà tra il Ney persiano e la tromba. C'è anche The Woody Male Ha, quindi una cosa a metà tra un flauto di legno e una voce umana. E
muffing ovviamente avviene utilizzando la leva di modulazione. Abbiamo poi Dreamscape Layer, dove abbiamo una nuova interfaccia di EQ che compare in questi particolari suoni. Abbiamo l'insieme di quindi svariati piani sonori che possono essere controllati indipendentemente. Posso sempre abbassare il primo layer. Il suono cambia. La sovrapposizione di diversi suoni presenti appunto in in Q, e possiamo gestirli nella maniera in cui vogliamo, non solo a livello di volume, ma anche a livello di intonazione e anche di pump-out. Possiamo sempre spostare alcuni layer a destra, alcuni layer a sinistra, e avere un fronte stereo che è molto più ricco e diverso. Il volume di entrare, così sentiamo meglio. Ascoltiamo alcuni altri di questi layer. Siamo un'altra directory, abbiamo i multilayer drones, il meccanismo è lo stesso. Divisi in dark drones e light drones, chiaramente abbiamo suoni più ricchi di suoni gravi, più ricchi di suoni con frequenze alte. Questo direttore si chiama Mystery, Mystery Drums FX. Mystery Ghostly Guitar. Mr. Misc Percussion.
dal Seal Ambiances. Come vedete abbiamo moltissime variabili. Abbiamo poi, sempre nella stessa directory, diversi tipi di accordi, unisoni, accordi maggiori, minori. Frasi minori. Seconde e settime. Abbiamo dei slide. Dei cluster. Andiamo avanti, abbiamo un directory interessante, si chiama Pulp Surfer e abbiamo dei suoni tipici della musica alla Pulp Fiction, per così dire. Abbiamo dei guitar loop. Abbiamo un suono dedicato invece ai tom. Prossimi directory, sound effects. Ridge scrapes and hits. Cartoon comedy. Metal FX. Metal Sweeps. Questi suoni ci fanno capire come è utile non solo per i compositori, ma anche e forse soprattutto per chi progetta effetti sonori, insomma, per i film.
Bushes. Prossimi directory, stylistic phrases, che sono appunto delle frasi in stile. Ad esempio, frasi di Dobro. Classic soprano phrases. Vediamo, queste frasi non sono, diciamo, collegate al tempo metronomico del progetto. Sax noir phrases. Chiaramente ascoltiamo solo alcune. Wooden flute phrases. Sax blues shuffle. Electric sitar phrases. Qui ci viene indicato anche il tempo metronomico, che è 80 bpm. Expressive trumpet phrases. Abbiamo delle tempo textures. Questa è la directory tempo textures. Apriamo il primo suono, si chiama A Pipe Dream. Ovviamente sono collegati in questo caso al un altro suono, Crazy UFO. Overdrive and Sweeper. Clockwork Lemon. Celestiac Angelic Shards.
Voice and Character Keyboards. Cheesy Electric Organ. Sono simile al Vox Continental. Abbiamo il Dinky Electric Piano. Abbiamo il piano preparato. Abbiamo diversi gran piano al contrario. Vanilla synth. Proseguiamo, abbiamo un'altra directory, si chiama Voices. Un singolo, questo invece è un trio di soprani. Abbiamo un suono di soprani che passa dalla O alla A utilizzando la leva di modulazione. Abbiamo Ethereal Male O da O che passa là, come prima. Abbiamo dei l'ultima directory è simile a quella diciamo dedicata ai suoni della Pulp Fiction, solo che è dedicata a tutti i suoni tipici degli spaghetti western. Mettiamo ad esempio questi rullanti. Oppure degli effetti sonori che riconoscerete.
oltre a dei singoli suoni, ad esempio Native American Jingles. O ancora le percussioni. Come avete potuto ascoltare, la varietà dei suoni è veramente, veramente Abbiamo ampia. Da moltissimi suoni, oltretutto editabili da tutti i punti di vista, in particolar modo dal punto di vista degli effetti, dei riverberi, eccetera, eccetera, una funzione molto utile, è una sezione molto ricca di effetti, come abbiamo visto precedentemente, ed è un prodotto che combinato chiaramente insieme ad altri libraries, che poi andremo a recensire, ci può aiutare moltissimo nella realizzazione delle nostre colonne sonore o nella realizzazione degli effetti per i film che andremo a sonorizzare. Il sito, ve lo ricordo, è www.vir2.com. Per andare direttamente alla pagina di Q, scrivete slash instruments slash Q. Vi consiglio di ascoltare anche i demo presenti, nel sito perché sono molto belli e molto, molto ben fatti. Ciao a tutti e alla prossima puntata di questo videoblog.